Ehi, la ciurma! Ehi, là, io sono Mazzetta e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Non mi ricordo più molto di cosa stessimo facendo, ma so che dobbiamo finire di conquistare tutto. Dovremmo andare in qua. Non sento più audio. Ah no, ok, era solo basso per le mie cuffie. Però non dovrebbe esserci nessun problema. Allora, non siamo messi benissimo, dovremmo poter potenziare forse un pochettino di più, non sarebbe male. Qua cos'è? Costa 25? No. 25 di esperienza non li vogliamo. Possiamo anche mandare qui. Abbiamo qualche... No, abbiamo qualche incoming attack prima. Non credo, no. Mandiamoli qua. E noi andiamo a osservare nel dubbio. Ah, sono un messaggio della Legio Victrix. Despite the Roman blockade of all supply lines in and out of the region surrounding Chalcedon, Bithynia remains undiminished. On your behalf, we have questioned the rebel troops captured in your liberated territories, hoping to learn how Bithynia withstands our conquest. Finally, I believe we have the answer. It took much persuasive questioning, but one such captive seems to have a fascinating story to tell. At your leisure, please find me at the camp to hear what he has to say. If his story is accurate, it may well prove to be the key to unlock Bithynia. Your humble subordinate, Marcilius Carbo. Chi è già Marcilius Carbo? In your legion camp, ok. Intanto andiamo là sotto, così ci occupiamo un attimo di questa roba qua. Questo ci dà degli schiavi, ma in questo momento non abbiamo bisogno di schiavi, a meno che non abbiamo da venderne. Qua ce ne... Qua li vendiamo, qua li vendiamo. Ci sono un sacco di missioni che possiamo rifare. Sposterei però allora a questo punto la legione giù in basso qua. In Misia, che è un pochettino più centrale. Ah, noi non abbiamo scoperto niente realmente. Sì. E noi scendiamo giù a quest'altro osservatorio qua, dai. La legione va molto più in fretta di me. Nothing discovered. Ok, non è un problema. Si sono accampati qua. Bene, allora prendi questi. Poi prendi il cibo. Poi, no, prendi questi altri qua. Abbiamo pochi soldi in questo momento. Poi, ecco. No, dove stanno andando? Mandiamo dove? Ah, voglio attaccare là, ma c'è Lucullo, ok, siamo safe. Già quello spazio non funziona dopo aver cliccato gli eventi. Ma come head injuries? Ah, c'è un tizio ferito che non abbiamo curato, mi sa. Andiamo qua intanto che gli altri. Entriamo, sì, è vero che la legione è in giro a vendere roba, ma. Vediamo se possiamo. Allora, dobbiamo curare il tizio. Dobbiamo vedere se possiamo comprare qualcosa e dobbiamo vedere se possiamo comprare manpower e dobbiamo vedere sta missione. È un po' di roba da fare, dai. Una volta tanto.
molto, cioè mi sta dando un po' fastidio il fatto che sia così lento come pacing rispetto agli altri. Dobbiamo parlare con questo della missione. Allora, facciamo prima le cose più noiose, poi vediamo le altre. Allora, intanto, vediamo se abbiamo del... No, aspetta, aspetta. Vediamo con ordine. C'è il tizio malato che lo mettiamo in dispensary. Ok. Poi abbiamo tre farme e un legno. Il legno ci serve per questo. Una farm ci serve per quello, una farm ci serve per quello, due farm ci servono per quello, niente. Dobbiamo tenerci la farm. Poi vediamo se possiamo vendere qualcosa a Cinzio carino qua. O al gatto, capra, cacio e pepe. Allora, hanno poche razioni ma hanno tante medicine. Se io gli dessi razioni per denari... Buono. Molto bene, 2,50 non sono niente per noi. Razioni ne hanno tante, ma non ci interessa. Abbiamo anche tanti schiavi in realtà. Ma ci interessa solo il vile denaro in questo momento. Così possiamo andare a refillare un po' il manpower. Replenish, vediamo se riusciamo. Yes, quello che abbiamo ottenuto lo spendiamo. E torniamo al massimo. Buono. 1, 2, 3 fatti. Dobbiamo parlare con... Aspetta, questo. Smuggler. Tra queste. Dov'è questo tizio? Ah, qua. Party management. Cos'è che c'è da gestire in party management? Ah, abbiamo della roba nuova in inventario. Vabbè. Perché c'è tutta sta roba nuova? Ah, forse abbiamo fatto un combattimento nell'ultimo episodio. You see, Sì. Sextus is transferred to our camp. E upgrade per quello che non Oh, ci interessa. Prima Italicus Smith. Oh, eh. We That's have great. softened him up Let's for see you, him Legate. later. I need my canteen fixed. Bene. You. Ah. Timio? Il villaggio di pescatori a Troas. I'm surprised you recognized me underneath all the blood. Mind your tongue with the legatus, worthless dog! È Freya 2. L'uomo non potrà rispondere nessuno così se lo picchi ancora. Your services will not be needed here any longer, Legionaria. You're dismissed. Centaurio! Farei la seconda, un po' più conciliante. What do you wish to know? Mi hanno detto che sai come il ponto continua ad avere provviste nonostante ci sia I l'embargo. do. A fisherman is bypassing the blockade. Un singolo pescatore che rifornisce tutta un'armata? Improbabile. I don't have anything to gain by lying to you. You also don't have anything left to lose. Well, Erastus is the brains of the operation, but he has a gang with him. They are a formidable bunch. Sì, beh, come fa a passare oltre il blocco? There is no blockade. He acquires his supplies from a Roman galley in the first place. Ah, compra da That noi. would imply. Indeed. Your own people are helping King Mithridates. Chi lo sta But aiutando? I don't know. They say a senator is involved. Il I think tizio we là che have a abbiamo pretty good incontrato. idea who that senator might be.
So that's what Skywaller's been up to. He must have been making a fortune. Proviamo ad aprire, anche se in realtà sappiamo per cosa è un gran rischio per un semplice pescatore, perché accetterebbe di occuparsene. Erastus is far from being a simple fisherman. There is something about him. People say he was a pirate once. Ci sta. I guess this is his retirement plan. Besides, if Romans are helping you beat Romans, it's a difficult opportunity to resist. Dici dove vive Erastus e finirai le tue sofferenze. He uses a small pier in my village in Troas. It's just down the coast from the market. Ok, ti terremo qua ancora per un po', giusto per sicurezza. If you must. Devi. No, voglio prima occuparmi del tizio prima di lasciarlo libero. Ah, dobbiamo parlare con Lucullo. Ma possiamo uscire di qua? Sì, usciamo di qua dal retro. Dal retro bottega. Guarda questi che sono seduti là a poltrire. E attenti, no. Saranno di quelli che abbiamo appena soldato, che non stanno facendo granché. Allora, dobbiamo andare da Licinio Lucullus. Vediamo solo se c'è ancora qualche dindino da guadagnare qua sopra. Mi pare. No, la cosa del vendere medicine l'abbiamo già fatta, mi sa, per cui c'è da fare cibo qua. In caso, beh, facciamo cibo. Vai là. Mentre noi andiamo a trovare Lucullo. Sono partiti, vero? Anche noi siamo per qui. Aspetta un attimo. Sì, siamo di nuovo pienissimi di cibo. Non abbiamo tantissimi soldi, ma almeno abbiamo comprato tutto il manpower che ci serviva. Incredibile. Che sta succedendo in giardino? Ah no, ok. Ah, abbiamo recuperato acqua, va bene. Loro hanno un mercato molto più powerful. Guarda che bel accampamento qua, tutti i cosini di legno. Ciao, oh, Giulia. Guarda com'è posata qua in modo sexy. Secondo me non è molto comodo, però è molto sexy. Lucullo. What have you found? Scevola sta lavorando con un contrabbandiere di Troas. Quest'uomo sta spostando provviste da una nave romana a una grotta controllata da Mitridate. This is good. Very good, actually. Find this smuggler and put a stop to their nefarious operation. Ottimo. It could give us the edge. We need to end this siege and save Cotta. Make sure you find this Roman ship he's talking about and search it. Lo farò. If we can get our hands on some substantial evidence, we can destroy Vitellius Skywalker once and for all. Mi sa che non riusciremo a farla così facilmente, ma non ti deluderò. I know. Good luck. Grazie. Come vede i punti? Siamo saliti di livello? Ah no, c'è questo Marco Petronio che è salito di livello. Ah, e quell'altro che invece è. Dov'è? Ah, questo è andato ad avvisare che se li stanno attaccando, ma ci mette una vita infinita. Cosa mettevamo questo? Mettevamo questo? Rules Defense. 50% damage quando ha meno vita. Vai. Non so quanto useremo Marco Petronio, ma bene. E ottimo. Dobbiamo andare quindi a Troas, penso. Guarda come corre tutto ginnico, sì. Prendiamo la mappa. E come 14 minuti? 14 minuti, di già. Niente, mi sa che registrerò un secondo episodio. Ok.
Mentre vado a Troas, manderei quasi quasi la mia legione. Ah, ma stanno ancora tornando. Allora, andiamo a Troas, noi. Appena la legione... va bene. Vediamo di prezzi, cosa che hanno? Hanno pochi schiavi? Quanto mi pagano? 80 per schiavo. Possiamo farlo, sì. È un buon prezzo. Più di quello che prendiamo nella mappa. Vai. Aspetta un attimo. No. Più che altro perché qua possiamo attaccare, vero? Siamo al massimo del potere della vita, ok. Mentre andiamo a Troas, prendiamo i nostri cari belli soliti, Iulia e Deianeira. Però, oh, niente. Hanno un design troppo bello loro dei personaggi femminili, spaccano sempre un sacco. Mi ricordo ancora la regina dell'Amazzone di Expeditions Conquistador. Tanta roba. Ma com'è anche... Com'è che si chiamava la tizia nordica? La principessa dei Pitti. Mi viene Ayla, ma Ayla è quella di Skyrim. Comunque era davvero... un bel personaggio. E anche qua Deianeira ha un... delle immagini che sono... spettacolo. Cioè, guardate... con il piccolo taglietto sul sopracciglio. Paura proprio. Cioè, fuori di testa. Ah, guarda Lucius e Rucius Corvinus. Ma noi cercavamo Ermegisto, come si chiamava? Comunque quel pescatore là era quello dei gamberetti, quello che ci voleva vendere i gamberetti, mi sa, no? Iulia dovrebbe essere più veloce di me a correre, invece niente. Cioè, ha l'armatura leggera, come anche Sileros. Cioè, io che ho l'armatura pesante, sono più veloce. There. Right where little Evan. We've been discovered. Drop those things. Attack them. Let's talk. Ah. You want to talk? What? I am not. Corvinus. Ah, Jupiter, take it all. How do you know my name? Non c'è nulla che puoi nascondere da me. Che cosa stai facendo qui? I'm not telling you a thing. You can piss right off, or my people and I will feed you to the fish. Ma di che stai parlando, scevola? Posso offrire di sicuro di più. That is an unexpected proposal. To turn my back on my Patronus. No less than 10,000 denarii would suffice. 5.000, cioè 10.000 denari. A saperlo prima, niente. Allora, dobbiamo tirare giù Corvino. Mi piace questa disposizione. Allora, Iulia Calida. Metterei qua. Scusate perché non si è troppo esposta. Allora, Deianeira. Peso. Aspetta, io ho dei. Lui ha delle armature, no? No. Però che c'è tanta gente davanti. Allora, Deianeira la mettiamo qua davanti perché dovete correre come dei pazzi. Mentre invece allora lui farà un velocizza. Lui sarà qua, farà velocizza. Poi dopo si occuperanno dei due tizi dietro. Mentre invece con questi quattro cercherò di tirare giù Corvino il prima possibile. Allora, qua sono in 2, 4, 6, 7. Però questi sono dei pupazzi. Carne da macello. Lui è un arciere. Ah no, sono 9.
Sì, allora, così dovrebbe andare. Apollo. Era da immaginare, sta salendo su. No, ce n'è due anche su? Save your arrows until you see the whites in their eyes. E ce n'è uno anche qua sotto? Allora. Poi un logistics. No, voglio. Sì, allora ce n'è un tizio anche là sotto. È una brutta storia perché qua dovrò fare il giro lungo. Spero che non vada con bestie su. Eccolo, eccolo. Allora, gli facciamo il bleeding. Ok. Puoi mandare Yuri Akali da quassù. Quick shot ce l'abbiamo buono. Ok, non è caduto però ancora. Niente, occupiamoci di questi allora. Questo ottimo, andare. Ah no, posso solo muovermi, non andare. Questo è un arciere, no, non è un arciere. Rischiamo di metterci addosso troppa gente. Ah no, posso toccarlo? Sì. Critico? Ma spettacolo! Allora. Ah no, è vero, questo carica in linea retta. Perché non ci ho pensato prima? Perché sono sciocco. Vedo su questo così che non posso muoversi o fare strane scenate. Tu vai qua a proteggere Sineros magari perché se no gli vanno tutti addosso a lui. Chi è ancora che posso usare? A lui ha ancora un'azione. No, ah però io ho il giavellotto qua. Vai. Spettacolo, un turno. In un turno li venti giù. Ho usato un giavellotto, ok, ma guarda che storia. Stop! You've made your point. Curses, but you are relentless. What do you want anyway? Ti stai preparando per incontrare una galea. Se la ciurma collabora con te. Certamente non possono essere dei nostri. A chi appartiene? Isn't it obvious? Vitellius Scaevola owns it. He shares the plunder with the Aegean pirates in exchange for protection. Beh, ottieni le provviste per le forze di Mitridate. There's a hidden cave on the coast near Chalcedon where Mithridates stores his supplies. His soldiers guard it vigilantly. I can lead you to it. Portami alla galea e mostrami il passaggio segreto. If I take you to the galley,
The soldiers will empty the cave. If I take you to the cave, the ship will leave. It's not about how quiet we are. I just completed a trip to move the supplies from the ship to the cave. The soldiers will have started to move the goods, and the ship is preparing to leave. There is no time. Lasciamo perdere per ora scivola. Andiamo a occuparci delle provviste. You're sure? There'll be no time to chase down that galley afterwards. If we don't bring home any evidence against Scaevola, your sister will be stuck with him. The villa... I want you to get your villa back and restore your name, believe me. But think of the cost to the war effort. A lot of good Romans will die if we don't stop those supplies. Infatti. The war will be won or lost, with or without supplies. Through the skill of the warriors and the shrewdness of their commanders. What do you think, Deianeira? When head tells you both paths are goat shit, choose with nose instead. Take path of least smell. Okay. Andiamo alla grotta. Direi. As you wish. Hide yourselves on my boat. Ah, Ineros disapprova. Ah, è perché, ok. Va bene, questo lo vedremo nel prossimo episodio. Detto questo, vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.